Ameria Radio in diretta. Tra poco, Ameria Radio in diretta. Tra poco, Ameria Radio in diretta. Ameria Radio in diretta. Tra poco, Ameria Radio in diretta. Ameria Radio in diretta. Tra poco, Ameria Radio in diretta. Ameria Radio, la radio che non c'era. Quando ero faccia del duca di Norfolk, ero sottile, 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 ero un miraggio vago, leggero, gentile, gentile, gentile. Ameria Radio presenta Tutto nel mondo è burla, stasera all'Opera, con Massimiliano Samsa, Valerio Lopane e Paolo Pellegrini. Era sottile, era un miraggio vago, leggero, gentile, gentile, gentile. Ma poi dicevi io, avete torto, è fine, ma scuro, ogni malizia di lenti e codici, conosce e sa, mosteggiatore, peggiatore, c'è da fare una beffa nuova e rara. È Gianni Schicchi che la prepara. Gli occhi furbi illuminano di riso lo strano viso, ombreggiato da quel suo gran natrone che pare un torracchione per così. Vien dal contado, ebbene, che vuol dire? Basta con queste obbie rette piccine. Firenze come un albero fiorito che in piazza dei signori a tronco e fronde, ma le radici nuove forse apportano dalle compagnie
Signore e signori, buonasera, eccoci qua alla puntata del venerdì di Tutto nel mondo è burla. Questa sera doveva essere con noi per parlare del suo papà Elena Merighi, purtroppo però un'influenza fortissima che l'ha resa rauca non ha permesso a lei di essere con noi, ma recupereremo molto molto presto. Infatti lei ci tiene moltissimo, come ci teniamo noi a parlare del suo grande papà. Intanto presentiamo il nostro grande Simon Max. Ciao Max. Ciao Paolo, ciao a tutti, buona serata. Oh, che sia in perfetta forma, lo so, tu storicamente sei qui. Allora, detto ciò, come dicevo in chat, che stasera pullula, saluto tutti, c'è anche Ettore, finalmente si è ricreato il trio che sempre discute in chat. Allora, con Massimiliano, io con qualche anche chiamata, abbiamo messo in piedi un jukebox lirico che a noi piace tanto, come piace anche a voi. E detto ciò, questa sera novità, abbiamo un nuovo sistema di diffusione, speriamo che non ci dia i problemi dell'altro perché l'abbiamo preso apposta, quindi speriamo che tutto arrivi bene nelle vostre case. Bene, abbiamo iniziato con il nostro carissimo amico Alberto Cupido che ha cantato l'aria di Rinuccio dal Gianni Schicchi. Un grande saluto Alberto che ci sta ascoltando sicuramente, ed è stato scelto un ascolto scelto da una nostra ascoltatrice e noi l'abbiamo accontentata subito. Max, che dici tu? Cosa dico? Niente, io anche ho preparato un jukebox, però io sono andato un pochino più sulla nicchia, sono andato dal barocco fino al 700. Senti, allora, tanto sei sempre ben accetto con chi c'è in chat su queste cose. Sì, appunto. Quindi, ho proposto delle cose, tutto sulla favola di Orfeo ed Euridice, no? Partendo dall'inizio, dei brevissimi ascolti, no? Quindi non so, quando vai, comincia con te, vai, che vuoi mettere, di. Scusatemi, sto male, veramente. Allora, il primo ascolto che andremo a fare di quelli che ho scelto io questa sera, che si affermeranno col melodramma, quello Paolo direbbe quello vero, no? Giusto? Iniziamo con Caccini, l'Euridice, atto primo, scena prima, un coro al canto al ballo, scherzi musicali e l'ensemble che suona, che ci eseguirà. Nicholas Acton è il direttore. Parliamo della prima opera, perché cioè, praticamente la seconda, perché la prima è l'Euridice di Peri, questa è quella di Caccini, ma siamo tra il 1600 e il 1602, insomma quella che precede l'ufficializzazione, la nascita del melodramma con l'Orfeo di Monteverdi, che non potrà mancare stasera, anche un passo lo infileremo. Ma certo, e ti ringrazio tanto per questa cosa, perché quindi io andrei ad ascoltarci questa prima cosa. Caccini, l'Euridice, atto primo, scena prima, coro al canto al ballo. Andiamo ad ascoltare. Scherzo e
Ringraziamo Max per questo bellissimo ascolto, che Vedevo Paolo veramente che si contorceva. io andavo in giuggiole, stavo proprio giuggiolando. Stavo proprio giugiolando e non leggo le chat perché faccio finta di non leggere. Oh. Perché non ti è piaciuto questo No, ascolto? anche troppo, stanno mettendo altra roba. Ah, Allora, torniamo un po' nell'opera. Cioè, adesso io manderei invece un'altra richiesta a me molto gradita di una nostra ascoltatrice e andiamo ad ascoltare adesso, sempre dal Gianni Schicchi, O mio babbino caro, però cantato dalla immensa, immensa Montserrat Caballé. Allora, buonasera, eccoci qua. Beh, insomma, la Caballé su questo brano, come su tanti altri, è un capo. Quindi, così per rompere un attimo gli ascolti, vi volevo raccontare per 30 secondi quello che sta accadendo in Ameria Radio, che secondo me è interessante. Vi sarete resi conto che sono aumentate le trasmissioni liriche dall'inizio dell'anno. Avete visto che abbiamo, oltre che il nostro palco di proscenio che già dall'anno scorso aveva mosso i primi passi con grande successo e quest'anno lo sta bissando, abbiamo aumentato con l'Iricando del nostro carissimo Vito Stabile e poi abbiamo accolto nella nostra compagine anche Luisella Franchini, che adesso fa parte in pianta stabile del nostro staff lirico, che insieme a Valerio Lopane tutte le mattine fanno la mattina all'opera con Buongiorno con, dove praticamente vanno a far ascoltare o qualcosa, diciamo, che riguarda chiaramente la musica lirica, che quel giorno
che in quel giorno ricorre. Quindi potrebbe essere la prima di un'opera, oppure potrebbe essere la data di nascita di un grande cantante. Insomma, ogni giorno c'è la mattina alle ore 9, la mattina all'opera Buongiorno Conne. Poi, se avete notato, sono iniziate, ovviamente per il centenario della Callas, le puntate che Valerio Lopane gestisce, che martedì avranno come diciamo, argomento Bellini, la Callas e Bellini. Poi, avete visto che Burla spesso fa degli speciali che vanno in onda o il sabato oppure, come è successo ieri sera, di giovedì. Sono degli speciali sempre su avvenimenti che ricorrono in questo periodo. Tipo, ieri era la data di nascita di Thomas Schippers. Abbiamo fatto una puntata tutta dedicata a Schippers. Quindi, chi volesse andare a riascoltare. Lo può trovare tra i nostri podcast. E poi vi annuncio che già poi abbiamo fatto chiaramente quello su Antonietta Stella. Poi settimana prossima invece, siccome ricorre un anniversario della Forza del Destino di Napoli del 1958, venerdì prossimo avremo una puntata tutta dedicata a quell'opera che poi andrà in onda la domenica. Quindi un grande fermento, sta aumentando la famiglia di tutto il mondo e burla, siamo già 7 persone, quindi devo dire che con Massimiliano, che l'abbiamo diciamo presa, l'abbiamo creata quasi 3 anni fa, siamo contentissimi che questo sta crescendo, e stanno crescendo i consensi e le persone che vogliono partecipare anche come ospiti nella nostra trasmissione. Infatti stasera c'era Elena Merighi, ma settimana prossima avremo lo stop, diciamo, no, lo stop ci sarà per la celebrazione di questa Forza del Destino, e poi riprenderemo con gli ospiti dal venerdì successivo. Quindi vi posso solamente dire che il 30 è previsto Colombara, Carlo Colombara, che ha accettato di venire, di essere nostro ospite. Quindi diciamo, ne siamo felicissimi. Quindi la nostra trasmissione è veramente felicissima di ospitare questi grandi personaggi. Max, allora andiamo con un altro tuo ascolto, che dici? Non so se dobbiamo alternare, se no è Eh sì, un'altra. alterniamo, almeno ce li ascoltiamo. Allora, adesso andiamo con l'Orfeo, quello di Monteverdi, Sì. 1607, quindi siamo 7 anni dopo. È un'esecuzione dove Orfeo viene interpretato da Furio Zanasi, il direttore è Jordi Savall, un'esecuzione del 2002 al Gran Teatro del Liceu di Barcellona. Aspettate, l'aria è. Vi rammento luoghi o luoghi ameni, no? Mi sembra che sia. No, Adesso vi ricordo ricordo Boschi Boschi Ombrosi, perché luoghi Ombrosi. ameni forse è sonnambula. Sì, Lo ecco, vedi? insomma, adesso ho invertito, scusate, non mi sono incartato da solo. Comunque è quella, no? Insomma, dai, Ma sì, ascoltiamoci, 2 o 3 minuti. è sopportabile. È bellissimo, ascoltiamo. Poco. Rispondean fatti pietosi, vi ricordo.
boschi ombrosi, ti ricorda, oh boschi ombrosi. Dite allora non vi sembrai, dite allora non vi sembrai, più d'ogni altro sconsolato, or fortuna sfingangiato, ed avvolto in festa i guai. Dite allora non vi sembrai, più d'ogni altro sconsolato. Mesto e dolente, or gioisco e quegli affanni che sofferti ho per tant'anni fan più cari il ben presente. Vissi già mesto e dolente, vissi già mesto e dolente. Bella e ridice, benedico il mio tormento, dopo il qual vi è più contento, dopo il mal vi è più felice. Sol per te, bella e ridice, sol per te, bella e ridice. Bene. Abbiamo ascoltato anche questo brano di Monteverdi, vi ricordo Boschi Ombrosi, devo dire, no, a parte tutto, molto bello, non c'è dubbio, se devo scegliere tra i due io preferisco Monteverdi che a Caccini, però non si può negare la bellezza di questa musica, mamma mia il naso non... E allora, va bene, detto questo... Sentirai poi Gluck. Ah, certo, certo, quello sicuramente... Ma anche Haydn. C'è qualcuno che mi ha chiesto se mettevamo qualcosa della Camerata, al che io ho detto sì, metteremo quella della Camerata della caserma, però sì, almeno con la gavetta, capito? Il gavettone, la camera dei bardi. Certo. Vabbè, vediamo, magari il prossimo jukebox lo teniamo in considerazione questa proposta. Sicuramente si romperà il disco. Sì, non so chi l'abbia scritto perché non leggo la chat, io sono al di fuori della chat, però prometto, perché poi non lo prometterebbe mai, prometto io che il prossimo jukebox, se non addirittura una trasmissione sulla Camerata dei Bardi a Firenze, fine 1500, si inizierà con Osteria numero 7, però va bene, vedremo. Forse. Allora adesso accontentiamo Osteria numero 7, c'era un Feo che faceva bizzeffe, no? Non lo so che giocava a 3-7, Osteria numero 7 lui dice caso che nulla dice. Vabbè, dai, questa sera è Tanocino, abbiate pazienza. No. Siamo bene. Allora, accontentiamo invece un'altra ascoltatrice e adesso mettiamo il duetto dalla norma A tu qui va crudele, interpretato da Placido Domingo e Tatiana Troianos. Andiamo. Tu preghi atroce bene.
Thank you.
Ascoltato questo bellissimo duetto da queste due magnifiche voci, e devo dire che la Troianos e Domingo, no, insomma, è una bella coppia, insomma, è una bella lotta, vero Max? Sì, stavo dando sul microfono, era acceso, sì, beh, bellissimo, bellissimo duetto, una delle registrazioni storiche di quest'opera, con questi due grandissimi artisti. Domingo in grande spolvero quando era, insomma, giovane, ricadiamo sempre lì, però vabbè, insomma, basta, lasciamo perdere, andiamo avanti. Allora, che mettiamo, Max? Tu? Se vogliamo alternare barocco, sì, vai, barocco. Vai. Adesso siamo più al barocco, perché adesso andiamo, facciamo un passetto di un centinaio di anni, 150 anni più avanti. Gluck, siamo Gluck, l'Orfeo ed Euridice, no? L'atto terzo famoso, che farò senza Euridice, ascoltiamo dalla voce di Teresa Berganza, accompagnata dall'orchestra della Royal Opera House Covent Garden, diretta da Sir Alexander Gibson. C'è da dire che questa è la prima opera, per quanto riguarda la traduzione di Gluck, la prima opera dopo la sua, diciamo, la prima opera della riforma teatrale che Gluck operò, appunto, intorno a, siamo intorno alla metà del Settecento, no? Non vorrei dire una fesseria, no, non credo proprio di dirla, e ecco, insomma, siamo
siamo in pieno riforma del teatro, metà stagio di riforma del teatro, il teatro drammatico del Settecento, e Gluck che riforma invece il teatro d'opera. Quindi andiamo ad ascoltarlo. Teresa Berganza, Che farò senza Euridice? Ecco, c'è da dire questo, il ruolo di Orfeo era stato cantato sia da Contralti Castrati, sia da controtenori, da mezzo soprano. In questo caso, ecco, ascoltiamo dalla voce del mezzo soprano. C'è un'incisione del concerto anche di Pavarotti in concerto, non ha mai cantato, c'è l'opera integrale. Benissimo. Molto bene. Andiamo ad ascoltare. Bellissima questa pagina Che farò senza Euridice, veramente molto molto intensa, come dicevano anche in chat, è piaciuto anche il tempo che ha staccato il direttore Sir Alexander Gibson. Bene, adesso non... sì.
Ecco, allora. Ah. Fallo, premi, premi. Siccome non si sente niente che c'avevo il microfono chiuso, però te l'avevo chiuso io, adesso te l'ho riaperto. 1762 di qualsiasi siamo appena, abbiamo appena passato la metà del 700, quindi siamo nella metà del 700 con la riforma del teatro di Gluck. Stessa cosa fanno il teatro, diciamo, nel dramma, il teatro serio, no? Metastasio. Però noi quando siamo qua, ovviamente giriamo un po' in rete, no? Per vedere qualche informazione, la prima cosa che ti capita è famosa Wikipedia o Wikipedia, perché io chiamo certo. Enciclopedia, non enciclopedia, quindi Wikipedia è enciclopedia, questa è una mia annotazione. Volevo dire, ecco, appunto su Wikipedia, o Wikipedia che volete dir si voglia, ci parla di Orfeo che a Vienna nel 762 cantava un contralto castrato, e poi è un soprano castrato. Ecco, ora io vorrei una specifica su questo soprano castrato. Non lo so. Non lo so, qui ci vorrebbe Alvin, perché mi potrebbe anche dire tu allievo della Maragliano lo dovresti sapere. Però... ecco, avrebbe detto, vabbè dai, andiamo. Va bene, adesso metto anch'io un pezzo di barocco, su. Non vi dico che cos'è. Ve lo lascio ascoltare, così sarete contenti che anche io mi sono praticamente convertito al barocco. Ascoltiamo. Soffia grecale, vento buono per noi, nella carena tu nostro uomo raccogli la govena. Tu mastro delle vele, affiggi il rostro del brigantino, il dalma tuo segnal che ci protesse in molte aspre fortune, e al maggior pino inalberà il fanale. Voi siate pronti a distaccar la fune da barra a un cenno mio.
Bene, allora, abbiamo detto era barocco, infatti abbiamo sentito la Gioconda liberata di Amilcare Fonchielli, cantata da Lucien Pavarotti, che diciamo ha cantato Ciel ou mer. Non ha fatto le variazioni perché le abbiamo tagliate, però c'erano sì, quindi. Sì. Perché il tempo è tiranno, certo, il tempo è tiranno, certo. Quindi con le Jean Florestan l'orchestra era certo, sì. Oh, adesso Max, voglio accontentare invece un nostro ascoltatore che ci ha chiesto un'aria dell'Orfeo di Monteverdi e che io ho prontamente trovato, ed è Tu sei morta dall'Orfeo di Monteverdi, cantata da Furio Zanasi e direttore Jordi Savall. Sì, è la stessa edizione, lo stesso tenore dal quale abbiamo ascoltato l'altro. Vi rammento, stasera non mi viene, vi rammento luoghi. Beh, ragazzi, stasera è tornata la burla, eh? Quindi attenzione. Vi ricordo luoghi ameni, no, vi ricordo dire? Boschi Ombrosi. E vi rammento luoghi ameni, no, una cosa, certo, che sì. Insomma, guarda, non ci sono più le mezze stagioni. Nella stessa edizione Liceo di Barcellona, teatro con Liceo di Barcellona 2002. Andiamo ad ascoltare. Thank you.
esperto lei smarriti colonna fresca e con possenti carni. Queste braccia ed io rimasi pieno il cuore di pietà e di partita per mai più non tornare ed io rimango no, no che se i versi alcuna cosa fanno andrò sicura più profondi abissi. Adieu, terra. Adieu, cielo.
Bene, abbiamo ascoltato questa stupenda pagina di Monteverdi, richiesta da un nostro ascoltatore. E Max, che dici? Niente, che possiamo chiudere, non so, chiudiamo con hai qualcosa pronto di Sì, barocco? No, sì. scherzo. No, perché ci sarebbe la Bartoli con l'opera di Haydn, che sarebbe l'Orfeo ed Euridice, ma è il titolo L'anima del filosofo, ossia Orfeo ed Euridice, ma fa No, il prossimo certo, sì, no, jukebox. ma io semmai vi meritate la semele che dura 3 ore e mezza con tutti i da capo, che io me la so sorella, l'ho ascoltata benissimo al Parco della Musica, e la moglie del nostro presidente l'ama quanto me, devo dire, è stata una serata Sì, fantastica. no, ma l'opera di Haydn, questa qui l'anima del filosofo, ossia Orfeo ed Euridice, ha una genesi un po' particolare, insomma. Certo, beh, La ce la lascio. sua prima è stata fatta a Firenze il 9 giugno 1951, diretta da Kleiber, Vabbè, sono contento. con Maria Callas, e poi, insomma, perché c'è stata una vicenda, insomma, all'epoca non si misero d'accordo il re d'Inghilterra con il principe di Galles, quello a quadri, no? La faccia a Certo. quadri. E quindi, Hanno fatto ma ce questo grande l'ascolteremo accordo. anche Ma questa la sì, prossima prossima volta. volta, ma non vi preoccupate, Noi non salutiamo tutti i nostri ascoltatori, no? certo, Facciamo così. E noi mettiamo adesso, così almeno lanciamo la staffetta per domenica, l'aria del Corsaro di Giuseppe Verdi, cantata da José Carreras, e l'opera intera la potrete sentire domenica sera, vero Max? Certo. Allora, parto con i saluti, saluto Sì. te Paolo, saluto te e tutti i nostri amici ascoltatori, vi lasciamo con l'aria del Corsaro, buonanotte e a risentirci la prossima Alla settimana. prossima settimana. Ciao a tutti, buonanotte. Più non
Ameria Radio ha presentato Tutto nel mondo è burla, stasera all'Opera, con Massimiliano Samsa, Valerio Lopane e Paolo Pellegrini. Ameria Radio, la radio che non c'era.